Re Ludwig II di Baviera fu deposto dal trono l'8 giugno 1886. Una commissione medica presieduta dal dottore von Goethe lo dichiara malato di mente. Il mattino del 12 giugno il sovrano viene arrestato e condotto in carrozza dal castello di Neuschwanstein a Berg, una piccola residenza dei Wittelsbach sulle rive del lago di Starnberg, trasformata per l'occasione in una sorta di prigione, inferriate alle finestre, spioncini da ogni parte, porte che si aprivano solo dall'esterno. Il 13 giugno, in una sera piovosa, alle 18 di sera, il re uscì a fare una passeggiata lungo il lago, insieme con il suo medico, il dottor von Goethe, una passeggiata da cui non avrebbe fatto più ritorno. La cosa strana è che proprio quella sera il medico disse al personale del castello di voler uscire da solo con il re, mentre di solito i due si allontanavano soltanto se accompagnati dagli infermieri. Il dottore e il suo paziente intendevano ritornare alle 20 per l'ora di cena, ma nessuno li vide arrivare. Era piovuto quella sera. Si pensò che i due, sorpresi dalla pioggia, avessero cercato rifugio da qualche parte, che fossero in ritardo per questo, e si attese ancora. Niente. Poi si decise di mandar fuori dei gendarmi e tutti gli uomini a disposizione nel castello, muniti di lanterne per scandagliare le rive del lago. Verso le 22, uno dei cortigiani vide il mantello e un altro indumento del re galleggiare sulle acque scure. Mezz'ora dopo si scoprì il cadavere di Ludwig e del dottor von Goethe. L'orologio da tasca del re, a causa dell'infiltrazione d'acqua, si era fermato alle 18:45. Quello di von Goethe segnava le 20 e 10. Il 15 giugno la salma del re fu trasportata a Monaco, dove ebbe luogo l'autopsia. Quella mattina ben 13 medici esaminarono il corpo di Ludwig. I risultati non furono resi pubblici, perlomeno non in modo completo. La morte viene subito classificata come annegamento causato da un incidente, ma l'autopsia ha poi stabilito che non c'era acqua nei polmoni del sovrano. Ludwig è sepolto nella chiesa di San Michele. I funerali di Stato a Monaco vedono una partecipazione incredibile di persone, la famiglia Wittelsbach al completo, esponenti delle case reali di mezza Europa, cardinali, vescovi. Soprattutto, ciò che incuriosisce è la partecipazione di tantissima gente comune, dai contadini agli artigiani, semplici cittadini che volevano rendere l'ultimo omaggio al loro amato re. Tuttavia, l'enigma della morte del re e del suo medico rimane. Dunque, omicidio o suicidio? A tutti gli elementi ritrovati si contrappone il silenzio della famiglia Wittelsbach, che presenta ancora oggi la strana morte del celebre antenato come suicidio per annegamento. Rifiuta di dimostrare documenti che forse potrebbero aiutare a far luce sull'enigma. Ai ricercatori che da anni si premurano di ricevere un permesso di esumazione della salma di Ludwig per poter far eseguire un nuovo esame patologico con l'aiuto della tomografia computerizzata, i Wittelsbach
rispondo con un rifiuto. Ma noi vogliamo ricordare così Re Ludwig, il re delle favole. Lo ricordiamo in una sera piovosa di giugno, mentre si immerge nell'acqua, avvolto nell'ampio mantello. Lo vediamo di spalle, una sagoma alta e solitaria. Il suo medico rimane nell'ombra. È lui che sussurra: voglio rimanere un enigma per me stesso e per gli altri.